Buonasera signori, eccoci qua all'ultimo giorno di Artisti a Confronto con un grande ospite Paolo Pellegrino. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. Allora, finalmente sei riuscito a venire perché hai lavorato tantissimo in questo periodo. Sì, parecchio, con le scuole. Con le scuole. Oh, ecco, descrivici un po' queste opere che abbiamo qua in esposizione. Allora, la prima a sinistra, in alto, praticamente si intitola Zombie, Sirene, Streghe nella Landa di Uruk. Ah. Cioè mi sono voluto un po' ispirare allo stendardo di Uruk o al vaso di Uruk, che sono io affascinato di queste prime, questi primi. Quando l'hai fatto questo, Paolo? Questo l'ho fatto nel 2018. Ah. No, 17, 2017 l'ho fatto. Pre-lockdown. Sì, pre-lockdown, sì. Molto bello, eh? Sì, io... Queste sirene nordiche, questi vini, sì, questi fiori. Poi ci sono mischiate. Fiori. Aspetta, che facciamo una cosa, così lo illustro. Lo illustro. Allora, ci sono. Sono zombie, sirene, streghe, perché sono zombie, vedete che il colorito dei morti che resuscitano. Sirene, perché sono sirene, si vede la coda, il pesce, e le streghe, che sono, sì. Poi qua è una specie di retablo spagnolo, c'è l'influenza dei retabli spagnoli, però c'è anche l'influenza della pittura prog dei primi anni 70, polipo, tipo copertine dei dischi degli Yes, di Roger Dean. E poi c'è un topo, poi comunque sì, c'è tutta un'atmosfera. Queste porte antiche che potrebbero essere della Turchia, però ci sono anche roba psichedelica, dei pesci volanti. Certo, questo rappresenta molto questo qua, rappresenta molto il tuo stile. Certo, classico, sì, no? Però tu poi ti sei dedicato anche delle immagini più tradizionali. Ma questo no, ho voluto fare una cosa, questa è Santuzza, certo. Astrale. Cioè, praticamente così, siccome io avevo diversi amici siciliani, allora... Infatti vediamo anche le case tipiche della Sicilia. Nella Sicilia, i templi, il sole forte. Quindi tu sei amante della Sicilia, conosci bene la tradizione. Sì, di tanti altri luoghi, ma comunque anche della Sicilia. Le tradizioni siciliane. Poi vabbè, scendiamo. Questi sono l'incoronazione della regina, cose strane, in una landa strana, sempre molto strana, il sole tipico, astrale, molto bello. Ecco, questo è caratteristico. Questo Octopus, però è una fusione, questa è una fusione embrionica, l'ho inventata. Guarda che occhi, mi rifaccio un famoso brano che dura 24 minuti dei Caterpillar, che era un gruppo dei primi anni del 71, ha fatto questa suite, approfittiamo per dire che tu hai scritto l'Enciclopedia della Musica. Nell'Enciclopedia della Musica sono arrivato al 17° volume, sto facendo l'ultimo, il 18°, che parla di Frank Zappa. Ah, quando uscirà l'ultimo? Non tantissimo, fra 2 mesi esce, perché la cosa più noiosa sarà quella di fare l'indice generale, l'indice analitico di tutti i 18 volumi. Ecco, questa è una cosa, bel lavoro. Quindi tu ci sei ripreso a questa tua passione. E questa mi riferisco a cosa ho fatto? Una fusione embrionica fra un pesce, però dentro vedete che ci sono delle autostrade, delle montagne, collegato a un uccello. Ah. E pesce e uccello nello stesso tempo. Vedete le piume, questa cosa che potrebbe essere anche tipo un occhio serpentesco, una cosa del genere, questi occhi allucinanti. Quindi rappresenta questo il tuo l'unione tra arte, musica e cultura, che sono certamente anche la matematica, c'è qualcosa di matematico. Queste circonferenze, ci sono varie lune, perché tutto si svolge in un altro pianeta praticamente. È logico. Questi sono tantissimi. Ecco Paolo, mi ha colpito molto questo quadro che tu hai fatto recentemente. Questo qua che ha una questo forma... qua, allora, questo l'ho tratto, avevo fatto prima un piccolo disegno che l'ha voluto assolutamente una mia amica, collega, che saluto. Vuoi dire il nome? Stefania. Ecco, salutiamo Stefania. Stefania, la salutiamo. No, è bello perché è molto soft, però sei riuscito a racchiudere tutto in un quadro. Sono bagliori psichedelici, diciamo, perché c'è un po' tutto, ci sono...
ci sono gli zombie, c'è, cioè, il pollice, è una potrebbe essere una degna copertina di un disco dei lasciato i fiori, che noi sappiamo, noi siamo figli dei fiori, noi siamo figli dei fiori, ovviamente 60. Ci teniamo tantissimo, e quindi è bello perché nei quadri del Flower Power io continuo ancora a conservare adesso le tradizioni del Flower Power, ovviamente adattata ai tempi attuali. Quindi gli ascoltatori della nostra generazione possono contattare Paolo Pellegrino per rivivere insieme a lui gli anni mitici della musica, diciamo, e dell'arte e cultura degli anni 70, certo. E questa è una casa olandese, potrebbe essere in Olanda, vedete tutta la cittadina, olandese, astrale ovviamente, perché c'è un sole, ci sono diversi soli, per queste piante anche strane, psichedeliche, queste cose qua. Veramente una bellissima mini personale all'interno di questa collettiva, certo, arte di confronto. Però posso fare vedere magari questi due. Certo. Questo era, allora, questo qua l'ho fatto nel 2019, prima del lockdown, e The Silent Between Psychedelic Fishes. Ah, bellissimo. Una scena che esce da un lago. Ma questo mi sono un po' ispirato a una copertina di un disco della Incredible String Band del 1967, un disco psichedelico, però l'ho cambiato un pochettino ovviamente, però un pochettino mi sono ispirato a quella copertina. Questo qua si è piazzato abbastanza bene al premio Albero Andronico, al concorso a cui partecipi spesso tantissimo. E poi questo invece è, direi, uno degli ultimi che ho fatto, la primavera. L'ho fatto l'anno scorso, è una specie di primavera. Questo però è post lockdown. Sì, in un sito astrale, turco astrale, l'occhio psichedelico, sole, uva, le radici del cielo, l'uva. Oggi sono in vena di follia totale, di pazzia, quindi voglio spararla grossa proprio. Vedete le radici che dal cielo si stagliano, funghi allucinogeni, psichedelici, e ovviamente voglio specificare, io non ho mai fatto uso nessuna sostanza, assolutamente, tutto perché, naturale, la tua euforia, io ritengo che l'euforia è dentro di noi, non ci sia bisogno è un angolo di noi che c'è dentro di noi, che c'è lo sballo psichedelico, che si esprime. Addirittura qua ci ho messo una siringa, ma questa non è una siringa da drogati, è la siringa post lockdown, la siringa, diciamo, di ispirazione. Comunque, Paolo, ecco, tutta questa tua produzione artistica, dobbiamo dire ai nostri amici telespettatori, è stata premiata e riconosciuta, perché tu sei presente nel catalogo Mondadori, che è il più importante catalogo internazionale dell'Europa. Tu sei praticamente diventato un artista storico, in quanto le tue opere sono inserite in questo catalogo, dove ci sono artisti di ogni epoca. Alla pagina 69 trovate Paolo Pellegrino. Questo qua è un altro quadro. Ecco Paolo, in conseguenza, tu essendo inserito in questo catalogo storico, hai rivalutato la tua quotazione, quindi tu sei con un coefficiente molto alto, giusto? Molto alto. Molto alto. Perché giustamente le tue mostre che hai fatto, il tuo giro per l'Europa, sono state valutate, hanno fatto sì che chi possiede un quadro di Paolo Pellegrino in questo momento o l'ha acquistato nel passato, adesso ha un vero patrimonio. Più o meno l'indice di devo specificare questo, l'indice è 7 sui 7, più 6,5. Poi è chiaro che io, siccome ho fatto anche una casa mia, un armadio pluriaffrescato, questo aumenta, che ovviamente quello vale tantissimo, certo. Perché, ma poi tu produci tantissimo, perché sappiamo che ad esempio durante l'estate hai prodotto tante opere per i tuoi colleghi di scuola, certo, hai prodotto i portachiavi, quella serie per colleghi, tanti colleghi per la serie primavera, estate, inverno, le stagioni, esattamente, bellissime, tante cose, bellissime.
cioè, lo stesso quadro fatto in tutte le stagioni, purtroppo non ho la possibilità. Hai una richiesta notevole di opere sì, d'arte. Sì, da parte di molti colleghi, anche amici. Consigliamo di andare a visitare la casa di Paolo Pellegrino. Sì, anche se adesso è un po' più spoglia perché tanti quadri sono stati venduti. Beh, e molti quadri sono qua da Luigi. Ecco, ringraziamo la nostra morte. Ecco Paolo, diamo gli appuntamenti per il futuro? Appuntamento a Savona. A Savona, fine mese, quando? Dal 25 di novembre. Ai primi di dicembre avremo un'altra. Speriamo che venga un po' di gente. Sì. No, che qua faccia meno caldo. Questa settimana, devo dire la verità, dobbiamo ringraziare la città di Varate che ci ha accolto benissimo. Sì, ha fatto delle bellissime recensioni sulla nostra mostra. Paolo, e dico la verità, tanti artisti si stanno ispirando al tuo percorso artistico. Vedendo il catalogo, Noi qua c'era qualcos'altro. Vuoi aggiungere? Guardavo se c'era qualcosa, ma non mi ricordo. Forse bisogna vedere l'indice finale. Forse qua. Sì. Comunque sfogliate questo catalogo Mondadori, lo trovate nelle gallerie più importanti. Il catalogo è questo, facciamolo vedere. Ecco, nelle gallerie più importanti Mondadori. Sì. Ecco Paolo, quindi ti volevo fare un ricordo per Fausto, il nostro grande amico scomparso nell'aprile del 21, che è stato maestro di tutti. Il nostro maestro, questa nostra associazione culturale, e vogliamo ricordarlo tutti con affetto. Grazie Paolo, alla prossima. Alla prossima, arrivederci, ciao a tutti.